Continua a scendere il numero complessivo degli artigiani in Italia. Se nel 2012 erano poco meno di 1.867.000, nel 2023 la platea è crollata di quasi 410.000, una caduta verticale che si è interrotta solo nell'anno post-Covid. Se questa tendenza non sarà invertita stabilmente, non è da escludere che entro una decina d'anni sarà molto difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista o un serramentista. L'allarme è lanciato dall'Ufficio Studi della CGA, che ha elaborato i dati dell'INPS e di Infocamere Movimprese. In forte diminuzione anche il numero delle imprese artigiane, un calo in parte riconducibile al processo di aggregazione e acquisizione che ha interessato alcuni settori dopo le grandi crisi 2008-2009, 2012-2013 e 2020-2021. Questa spinta verso l'unione aziendale ha compresso la platea degli artigiani, ma ha contribuito positivamente ad aumentare la dimensione media delle imprese, spingendo all'insù anche la produttività di molti comparti, in particolare del trasporto merci, del metalmeccanico, degli installatori impianti e della moda. Anche quest'anno sta per abbattersi sulle famiglie italiane la consueta stangata di settembre legata all'acquisto di libri e materiale scolastico per alunni e studenti. Lo fa sapere il Codacons, che ha calcolato come tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari, l'esborso complessivo per il 2024-2025 può arrivare a 1.300 euro a studente. Per quanto riguarda il materiale scolastico, in base alle prime stime, i beni che registrano i maggiori rincari sono zaini, diari e astucci griffati, ossia prodotti legati a marchi molto richiesti da giovani e giovanissimi, i cui listini seguono l'andamento della domanda. In questo caso, nei negozi specializzati, fisici o online, gli aumenti possono raggiungere anche il 15% rispetto allo scorso anno. Più contenuti e nell'ordine del 3% i rincari dei prodotti scolastici non di marca e non legati a cartoni animati, squadre di calcio o personaggi famosi. Previsti incrementi anche per i libri, avvisa il Codacons. L'Istat ha registrato infatti nell'ultimo mese aumenti medi del 4,9% sul 2023 per i testi scolastici. Nel 2023 l'83,5% dei neolaureati ha trovato impiego in Europa, una crescita dell'1,1% rispetto all'anno precedente e costante dal 2013, fatta eccezione per il 2020, fortemente segnato dalla pandemia. Lo stima l'Eurostat, che piazza Malta in cima a questa speciale graduatoria con il 95,8%, seguita da Olanda e Germania. Male invece l'Italia. Secondo l'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea, infatti, il bel paese è fanalino di coda. I neolaureati, ovvero individui di età compresa tra i 20 e i 34 anni che hanno completato i loro studi negli ultimi 1-3 anni, che hanno trovato un'occupazione, sono stati soltanto il 67,5%. Poco meglio hanno fatto Grecia e Romania. Sono circa 4 milioni gli italiani che da luglio hanno salutato il mercato tutelato. Chi non ha scelto di passare al mercato libero si è visto assegnare un nuovo operatore sulla base delle aste dello scorso febbraio. Gli italiani che hanno optato per la domiciliazione bancaria alla fine dell'estate riceveranno la bolletta con il nuovo fornitore di energia. Pagherà l'importo dovuto direttamente a questo senza dover autorizzare un nuovo addebito in conto corrente.